Buongiorno, buona domenica. Allora, oggi faccio la genovese a modo mio, nel senso che non è la ricetta classica, come tutte le ricette che vi faccio vedere sono a modo mio. Allora, adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Sto facendo una frittatina con due uova e un po' di prezzemolo, sale e pepe. Ho messo a grigliare 3 fette di melanzane. Questo è il fianchetto, sarebbe una tasca che riempirò con la frittata, le melanzane e le salsicce di pollo e tacchino. Sotto ho messo le melanzane grigliate, sovrapponendole. Poi ho messo la frittata e le salsicette. Adesso vado ad arrotolare. Ho arrotolato tutti gli ingredienti, ho formato una specie di caramella. Adesso lascio raffreddare. Poi riempirò la tasca con questo, diciamo, con questo involto e fermerò con gli stuzzicadenti. Adesso vado ad inserire questo salamino all'interno della tasca. Ho messo abbondante olio extravergine in una pentola, ho messo il fianchetto, faccio rosolare per bene, prima di mettere le cipolle. La carne sta rosolando per bene, vedete? Ho tagliato 5-6 cipolle, adesso le vado a inserire diciamo nell'olio, nella pentola. Ho versato la cipolla, ho messo il sale, il pepe, adesso metto il coperchio e lascio cuocere 2 ore. La cottura della genovese sta andando avanti. Vedete come si è ridotta la carne e come hanno cambiato colore le cipolle? Comunque è presto, ci vuole ancora un'oretta. La genovese è pronta. La pasta l'ho spezzata. Il fianchetto l'ho tagliato a fettine, lo sto tagliando a fettine e sarà il secondo. Buon appetito!